Buonasera. La corale polifonica Fra Daniele Natale, sotto la direzione del controtenore Daniele Marcucci e del maestro pianista Luca Cocomazzi, nasce a San Giovanni Rotondo nel novembre del 2015, in occasione di un concerto per l'apertura dell'anno giubilare straordinario della Misericordia. La corale è composta da circa 30 elementi che si dedicano costantemente e con passione ai vari impegni, prove, concerti e celebrazioni. Oltre alle animazioni liturgiche nelle feste patronali, vanta la partecipazione a numerosi concerti, tra cui si ricordano quello dedicato come meditazione a Maria in occasione dei 60 anni dall'inaugurazione dell'ospedale di Padre Pio, Casa Sollievo della Sofferenza, quello svoltosi nel santuario di Castel Petroso e quello tenutosi nella Basilica della Madonna dei Sette Dolori in Pescara. In più, vanta molte collaborazioni con artisti di fama locale e internazionale, come il baritono Matteo Laporto, i soprani Rossana Piccalunga, Maria Luigia Martino e Daniela De Gennaro, il controtenore Giuseppe Quitadama e il maestro Gabriele Leggeri. I concerti si basano sul contemplare la bellezza del Divino, della Madonna e dei Santi, unendo ogni forma di arte. A tutti la corale augura buon ascolto e buona preghiera. Canto di questo concerto sarà L'Ave Verum Corpus. L'Ave Verum è un inno eucaristico che viene fatto risalire a una poesia del XIV secolo. L'inno concerne il credo cattolico della presenza del corpo di Gesù Cristo nel sacramento dell'Eucaristia. Ave, vero corpo, nato da Maria Vergine, che veramente patì e fu immolato sulla croce per l'uomo, dal cui fianco squarciato sbordarono acqua e sangue, fa che noi possiamo gustarti nella prova suprema della morte. O Gesù dolce, o Gesù Dio, o Gesù figlio di Maria, pietà di me. Amen. Thank you.
cantico delle creature, anche noto come il cantico di Frate Sole, è un cantico di San Francesco d'Assisi, composto intorno al 1224. È il testo poetico più antico della letteratura italiana di cui si conosca l'autore. Secondo una tradizione, la sua stesura risalirebbe a 2 anni prima della sua morte, avvenuta nel 1226. Il cantico è una lode a Dio e alle sue creature, che si snoda con intensità e vigore attraverso le sue opere, divenendo così anche un inno alla vita. È una preghiera permeata da una visione positiva della natura, poiché nel creato è riflessa l'immagine del creatore. Da ciò deriva il senso di fratellanza fra l'uomo e tutto il creato, che molto si distanzia dal contemptus mundi, dal distacco e dal disprezzo per il mondo terreno, segnato dal peccato e dalla sofferenza, tipico di altre tendenze religiose medievali. La creazione diventa così un grandioso mezzo di lode al creatore. Thank you.
come la morte e l'amore. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Il canto amore ineffabile realizza in musica le parole piene di passione e di fuoco di Santa Caterina da Siena, rivolte a Cristo. È un canto d'amore profondo, come solo i grandi santi hanno saputo esprimere. Thank you.
in onore della Beata Vergine Maria, con cui i fedeli chiedono alla Madre del Risorto di intercedere per loro presso Dio. La tradizione vuole che Papa Gregorio Magno, una mattina di Pasqua in Roma, udì degli angeli cantare le prime tre righe del Regina Celi, alla quale egli aggiunse la quarta. Un'altra teoria afferma che l'autore sia Papa Gregorio V. L'antifona trova la sua collocazione liturgica al Magnificat nei vespri del giorno di Pasqua e dell'ottava, sino al XII secolo. Attualmente è prescritta come antifona mariana al termine della conchita, la preghiera della liturgia delle ore prima del riposo notturno, nel seguente testo ufficiale della Chiesa. Thank you.
solo il Signore vostro Dio. Thank you.
O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Il corpo del tatto vero e proprio sembra supporre un'atmosfera notturna con la luna e le stelle che si accendono nel cielo. La prima strofa del libro è dominata da un confronto tra Dio e l'uomo. Sulla scena appare il Signore, la cui gloria è cantata dai cieli ma anche dalle labbra dell'umanità. Ecco a dirsi subito dopo il suggestivo scenario di una notte stellata. Di fronte a tale orizzonte infinito affiora l'eterna domanda: che cosa è l'uomo? La prima immediata risposta parla di unità, sia in rapporto all'immensità dei cieli, sia rispetto alla maestà del Creatore. Il cielo, infatti, dice il salmista, è tuo. La luna e le stelle sono state da te fissate e sono opera delle tue dita. Dio ha creato queste realtà colossali con la facilità e la raffinatezza di un ricamo o cesello, con il tocco lieve di un artista che fa scorrere le sue dita sulle corde. Thank you.
la grandezza e la magnificenza dell'amore di Dio. A nome di tutta la comunità della nostra cattedrale, desidero ringraziare vivamente la Corale Polifonica Fra Daniele Natale, che ancora una volta ci ha dato la possibilità di vivere questo meraviglioso momento.